Siamo felici di ospitare la seconda tappa della quarta edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo. Noi abbiamo riaperto questo impianto dopo 4 anni di chiusura e questa è la prima manifestazione a parte le corse di trotto che facciamo, quindi orgogliosi di averlo fatto. Noi stiamo ristrutturando tutto per intero l'ippodromo, dove sarà anche ippodromo, perché stiamo facendo un centro polifunzionale dove metteremo ristoranti, pizzerie, parco giochi, parco avventura, spazi dedicati allo sport, quindi sarà un grande centro di aggregazione e restituiamo questo impianto che merita di essere vissuto ai palermitani. È un grande onore avere la fiera, ospitare la Fiera Mediterranea del Cavallo voluta dal presidente Musumeci e organizzata dall'Istituto Incremento della Regione Sicilia. Mettiamo insieme il mondo equestre con l'ippica, con il trotto, un ippodromo che ha riaperto dopo una chiusura lunga, troppo lunga, di 4 anni, ha riaperto ormai da un anno, e la proposta che l'ippodromo vorrà portare in gran parte, se non nella quasi totalità, è stata anticipata da un'organizzazione perfetta che incontra e sta incontrando un'affluenza di pubblico notevole. Abbiamo ben volentieri messo a disposizione uno spazio che credo che chi è venuto per la prima volta ha visto quanto Nostro Signore ha dato a Palermo, all'ippodromo, e speriamo noi SIPET di poter portare avanti con un progetto che, come dicevo prima, è un progetto finalizzato a un'accoglienza, a una proposta, a una risposta nuova alla domanda di intrattenimento, di tempo libero nel verde in una cornice qual è il Real Parco della Favorita. Quest'anno abbiamo avuto questa grande opportunità tramite la SIPET, che è la società che gestisce l'ippodromo, di organizzare qua all'interno di questa struttura. Quest'anno fortunatamente siamo riusciti a effettuare uno show qui giù a Palermo. Siamo ritornati, un grande successo, ci sono più di 70 cavalli iscritti, e tanti ospiti dall'estero. Ci sono ospiti qui da Dubai, Dubai Arabian Horse Stud è qui ospite oggi, da parte di responsabili di Sheikh Mohammed Al Maktoum della scuderia statale di Dubai Middle East degli Emirati. Sicilia Motori è felice di aver coordinato e organizzato questo concorso di bellezza di auto d'epoca, e tra l'altro con uno sfondo come e questa struttura, l'ippodromo di Palermo, dopo tanti anni restituita alla popolazione palermitana, che dove tra l'altro si sono svolte ben 4 edizioni della Targa Florio, vinte tutte e 4 da Maserati. È stata una giornata di incontro per i possessori di auto d'epoca e ringraziamo l'organizzazione della Fiera del Cavallo per averci accolto e averci fatto passare questa splendida giornata.